It Show 2020, sono con Nicola Lorenzi, Product Manager della linea pistole di Beretta. Beretta quest'anno presenta due novità per quanto riguarda il mondo 92X, un'arma compact per diciamo, l'impiego duty, diciamo così, e poi la 92X con, dedicata al mondo del sportivo, quindi una performance. Nicola, cosa partiamo dalla compact? Partiamo dalla compatta, allora oggi presentiamo a It Show 2020 la nuova linea dei 92X, che si chiama 92X, è l'evoluzione sostanzialmente della serie, di tutte quelle pistole appartenenti alla serie 90 che si sono diciamo succedute negli ultimi 35 anni. La 92X arriva sul mercato in tre taglie, è già questa diciamo una prima novità, per cui avremo la full size, avremo la Centurion che è la crossover e avremo la compatta che vedete qua esposta, compatta che avrà due varianti, una con la Picatinny e l'altra senza Picatinny. Se andiamo a vedere diciamo nel dettaglio questa pistola, come potete vedere abbiamo presentato il fusto Vertec con il checkering posteriore e frontale, sono stati ridisegnati il grip e lo stesso stippling all'interno del grip varia di densità in base a quella che è la zona, proprio per migliorare quello che è la maneggevolezza e il controllo dell'arma durante la fase di sparo. Abbiamo introdotto la rounded trigger guard, questo è un felling feeling che poi verrà ripreso anche sulla linea performance. Tutte le pistole avranno sulle tre taglie la Picatinny rail, abbiamo la flash barrel, per la prima volta diciamo di serie abbiamo le mire intercambiabili, che era una grossa pecca della 92FS, e poi abbiamo la sicura sempre sull'otturatore ma con la possibilità di essere cambiata da F a Type G, quindi the cocking holly. Ultime diciamo caratteristiche sono la molla del cane alleggerita e lo sgancio caricatore maggiorato e reversibile. Questo per quanto riguarda appunto la linea duty. Prezzo al pubblico siamo sui 1.149 euro, per cui in armeria siamo appena sotto i 1.000 euro, è molto più accessibile diciamo a quelli che erano i modelli introdotti in precedenza. E oggi allo stesso tempo diciamo, possiamo mostrare quella che è la varietà della gamma, per cui correlare diciamo, alla famiglia Duty anche la versione performance, che è appunto la versione disegnata per il tiro dinamico che abbiamo già introdotto l'anno scorso e che quest'anno in Italia facciamo vedere per la prima volta ai show. Linea performance, giusto per fare diciamo, un riassunto di cosa varia rispetto alla famiglia della 92X, innanzitutto è una pistola col fusto in acciaio, laddove la 92X Duty ha un fusto in alluminio, con un carrello Brigadier, quindi appesantito con un profilo più spesso rispetto al carrello verde che della 92 normale, e abbiamo un pacchetto di scatto qua disegnato per la competizione che abbiamo chiamato appunto Extreme S. Poi vedrete che ci sono appunto tante altre differenze che vi invitiamo a scoprire e che rendono questa pistola appunto più dedicata a quello che è il mondo competition.